Avvocato Padrone, ci sono novità riguardo al processo che vede imputato per diffamazione Alessio Di Palo e che vedeva coinvolta come parte offesa l'editore di Canale 2 Arturo Castoro? Sì, la vicenda, diciamo, è complessa e abbastanza lunga. La novità è avvenuta, si è verificata venerdì, la Corte d'Appello di Bari, nel rideterminare la pena, poi spiego che cos'è accaduto, ha condannato il Di Palo a 1 anno e 2 mesi di reclusione, pena sospesa. Che cos'è accaduto? Di Palo, con sentenza del 26 gennaio 2010 del Tribunale di Altamura, fu condannato ad anni 2 mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore di una serie di persone offese, tra cui lo stesso editore di Canale 2, l'allora sindaco Popolizio, Iurino, eccetera, eccetera. Questa sentenza fu impugnata dal Di Palo e medio tempore si è verificata la prescrizione per alcuni fatti, sicché la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 28 giugno del 2011, ha applicato la prescrizione per alcuni reati, per alcuni episodi e ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione. Di Palo ha proposto ricorso per Cassazione, la Cassazione, terza sezione penale del tempo, rigettò il ricorso e confermò la sentenza. In realtà la Cassazione aveva sbagliato. Per parte civile alcuni episodi erano effettivamente prescritti. Propose ricorso per Cassazione, si chiama straordinario, e la prima sezione penale della Corte nel 2013 revocò la sentenza sbagliata in relazione agli episodi accaduti sino al 27 gennaio 2005 e invece confermò l'intero impianto per tutti gli altri episodi. Significa che quella sentenza, quanto ai fatti, è passata in cosa giudicata, è diventata definitiva. Rimise gli atti alla Corte d'Appello solo per la rideterminazione della pena, perché c'erano 30 episodi, ne sono rimasti 5, ne sono rimasti 10, la Corte d'Appello deve rideterminare la pena, cosa che ha fatto condannandolo a 1 anno e 2 mesi. Possiamo dire che la questione è sostanzialmente definita. Che conseguenze ha questa condanna? Conseguenze sono serie e gravi, perché Di Palo, come ciascuno di noi, può aver diritto alla sospensione condizionale della pena 2 volte nella vita. Se te la giochi una prima volta, la seconda volta, se il cumulo delle pene supera 2 anni, vai a finire dentro. E questa è la prima conseguenza. La seconda conseguenza è di natura risarcitoria. Di Palo è stato condannato a pagare provvisionali per euro 5.000 a ciascuna delle parti costituite, a ciascuna delle persone offese costituite parti civili. E poi inizieremo i ricorsi e le azioni per il risarcimento dei danni ulteriori, le spese processuali. Il problema è che abbiamo anche provato a fare un pignoramento in caso di Di Palo, ma il pignoramento è andato negativo perché risulta essere impossidente, nulla tenente. Poi vedremo come faccio a campare, ma insomma, forse è la moglie con lo stipendio che lo aiuta a vivere. L'imputato però ha dichiarato più volte di essere stato assolto da queste accuse. Dichiarazioni assolutamente false, perché io me le ricordo, non lo seguo più da anni, però mi ricordo che quando venne fuori la sentenza della prima sezione della Corte d'Appello, che aveva revocato la sentenza sbagliata della Cassazione, chiedo scusa, che aveva revocato la sentenza sbagliata della stessa Cassazione, molti mi vennero a chiedere: ma come mai è stata assolta? Assolutamente no, anzi, quella era la prova provata che l'impianto aveva retto, era diventata definitiva la condanna, solo che bisognava rideterminare la pena perché in effetti la prescrizione era maturata per alcuni degli episodi. Piccolo motivo di vanto: gli episodi di Arturo Castoro sono quelli che poi hanno retto sino alla Cassazione, sino a quest'ultima sentenza, perché aspettiamo la motivazione, ma ho la quasi certezza che gli unici fatti che hanno determinato la condanna a 1 anno e 2 mesi sono quelli commessi in danno, fatti reato commessi in danno di Arturo Castoro.